Si ferma contro lo Spezia la corsa dell'Ame Scuola Basket Arezzo dopo 7 vittorie consecutive. Parte forte il quintetto di coach Evangelisti che tiene a ritmi alti grazie ad un ispirato Fornara. La reazione degli ospiti accorcia poi fino al 25-17 di fine primo quarto. L'Ame continua determinata nel secondo parziale, arrivando anche ad avere 15 punti di vantaggio, ma lo Spezia con pazienza comincia a rimontare. Al rientro dagli spogliatoi la partita cambia totalmente inerzia. La terza sirena, il punteggio è in parità a quota 67. Gli ultimi 10 minuti di gioco vedono l'Ame tenere qualche lunghezza di vantaggio prima di subire il definitivo sorpasso ligure. L'Arezzo prova a reagire, ma non è precisa e gli ultimi secondi servono per fissare il punteggio sull'89-96 finale. Con questo risultato l'Ame chiude al settimo posto questo combattuto campionato. Da sabato inizieranno i play-off dove la SBA affronterà in semifinale Lucca in una serie al meglio delle 5 partite. La vincente si giocherà la promozione con la squadra che passerà il turno tra Prato e Mezzasana Siena. Purtroppo è successo la stessa cosa che è successa a Altopascio, cioè che stacchiamo il cervello e non riusciamo a ricollegarlo. La verità è che noi non abbiamo giocatori come hanno la Spezia, come ha la Spezia, come Sescus e Balciunas, che ti risolva le partite da soli. Dobbiamo essere sempre connessi, collegati fra di noi. Guarda, c'ho il piacere che sia successo prima dei playoff, in modo che ritorniamo a lavorare con un diverso atteggiamento, perché secondo me questa settimana non ci siamo allenati bene e infatti si è visto in campo che alla prima difficoltà poi non abbiamo saputo reagire. Il primo tempo abbiamo dominato la partita, abbiamo giocato in difesa molto bene, molto bravi contro una squadra piena di tiratori. Secondo tempo se le ha aperto il canestro a loro un po' per disattenzione nostra, per un po' di disconcentrazione, però niente, bravo loro, complimenti, hanno fatto 100 punti e lì è dove noi dobbiamo fare attenzione e non succede niente. Il nostro premio non era oggi, non abbiamo nessun premio di prendere oggi, quindi dobbiamo essere tranquilli, alzare la testa, eravamo in forma e continuiamo in forma. Il nostro premio lo volevamo prendere fra un mese e mezzo, quindi tranquillo, bravo loro, come ho detto, complimenti, hanno fatto molto bene il secondo tempo e a lavorare in settimana e a mettere la testa in playoff, che è il nostro obiettivo.